Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi video molto molto breve in realtà, perché ci tengo soltanto a comunicare e parlare del nuovo evento che si terrà per l'appunto a partire da giorno 19, un evento particolare che è per l'appunto il Boulder Town Super League. È una sorta di torneo, se vogliamo chiamarlo così, proprio perché anche la descrizione dell'evento stesso ce lo presenta in questo modo. Quindi la Super League, quindi il super torneo, diciamo, del Boulder Town, sta reclutando dei partecipanti per l'arena del sottosuolo a Belabog. Quindi a Belobog, quindi nel primo mondo praticamente. Dici, sarai abile, sarei abbastanza abile o comunque sarei capace di vincere tutti quanti i tornei, quindi tutti quanti le league, in questo caso intese come tornei, e poter reclamare il tuo titolo di campione? Ecco, o comunque riuscire comunque a vincere tutti questi campionati? Diciamo, ovviamente un invito al nostro personaggio, al nostro protagonista o in generale al nostro account in questo caso a partecipare all'interno di questo evento, all'interno di questo torneo. Ma in che cosa consiste fondamentalmente questo torneo? Saranno comunque delle lighe, delle leghe, scusatemi, quindi saranno comunque divise. Dovrebbero essere in totale addirittura 5. In totale sono proprio 5 tornei, dove in ognuno di questi tornei, quindi ognuna di queste leghe, si avrà a disposizione un buff unico che ci aiuterà all'interno del combattimento. Quindi avremo comunque una mano da parte del gioco, e poi avremo la possibilità di sconfiggere e combattere diversi avversari. Un pochettino quello che è successo, se avete già ovviamente affrontato questa parte del gioco, durante la trama principale, perché nella trama principale abbiamo già un incontro con questa arena, e anche in alcune side quest c'è la possibilità di partecipare a queste arene e successivamente confrontarsi contro più avversari. Bene, diciamo che la situazione è molto simile, se non identica, solo che in questo caso avremo una difficoltà crescente e dei buff che giustamente ci aiuteranno a mantenere l'equilibrio e ci aiuteranno appunto a giocare nel migliore dei modi. Detto ciò, cos'altro dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere che ovviamente ci saranno delle ricompense in game, ovviamente con oggetti utilizzabili in gioco che si vedono già anche dal bannerino che vi ho messo a disposizione, che non ha una qualità eccezionale purtroppo, ma ho dovuto lavoricchiare per pulire il più possibile l'immagine, quindi già che si riescano a leggere le scritte, per me è una soddisfazione, perché l'immagine era conciata veramente veramente male. Detto ciò, ci saranno ovviamente oggetti che si potranno ottenere tramite questi tornei, oggetti che giustamente sono in-game rewards. E ci sono anche però delle condizioni da rispettare per poter partecipare a questo evento. È un evento che comunque comincerà giorno 19 a partire dalle 10, che in realtà per il nostro orario dovrebbero essere le 11 del mattino, perché noi abbiamo l'ora legale, appunto, quindi siamo un'ora in avanti. Quindi a partire dalle 11 di giorno 19 comincerà questo torneo. E ci sono anche delle condizioni principali da rispettare per poter ovviamente sbloccare questo evento, ovvero avere un account, quindi un Adventure Rank o comunque un Trailblazer Rank di almeno 21, e successivamente bisogna aver completato appunto la fase di gioco nella quest principale dove viene introdotta l'arena. Quindi per tutti coloro che magari cominciano a giocare da poco o che devono in un qualche modo superare questa zona, non potranno ancora sbloccare questo evento. Quindi, se non l'avete ancora fatto, affrettatevi, perché sono buone ricompense che si ottengono in gioco. Scusatemi, sono buone risorse, quindi tanto vale accumulare il più possibile e soprattutto da tutte le parti possibili. Detto ciò, non c'è nient'altro da aggiungere. Spero che appunto possiate seguirmi in live, perché lo faremo ovviamente un evento che faremo interamente in live. Pulleremo anche, anzi avremo sicuramente già pullato da qui all'evento Jinyuan, quindi avremo la possibilità di
provarlo finalmente in campo e vedere come si comporta in campo. Detto ciò, vi auguro buona fortuna con le pull, vi auguro buona fortuna con l'evento e noi ci becchiamo come sempre alla prossima. Bye bye!